Eroi, che meraviglia ritrovarvi. Siamo qui ancora una volta puntuali per l'appuntamento con l'anima, con il Soul Talk. E l'ospite di stasera è Massimo Bianchi. È un faro nella nebbia, è un ricercatore spirituale, conferenziere, autore, ha al suo attivo parecchie pubblicazioni. Ma ciò che importa è che alla sua scuola si formano i cosiddetti ricercatori spirituali di nuova generazione. Non è che mi piace usare le etichette, ma dobbiamo intenderci. Sono quelle persone che a un certo punto del loro cammino aprono gli occhi e cercano delle risposte. Massimo, tu hai trovato molte risposte a quanto pare. Dipende, sì, abbastanza. Ce ne sono ancora tante comunque. Sai cosa dice Giovanni? No? Sì, cosa dice? Giovanni l'Evangelista dice, sai, se dovessimo scrivere tutte le cose, le storie, le parabole che ha raccontato Gesù, non basterebbe tutta la carta del pianeta Terra. Quindi guarda un po'. Ci sono tantissime cose già viste e ancora tante da vedere. Pensa quando ho fatto il libro sul Vangelo, ho fatto un libro che si chiama Vangelo e consapevolezza, perché avevo proprio voglia di tradurre un po' il linguaggio del Vangelo in termini più moderni. E ho cominciato che avevo una decina di punti da sviluppare. Poi, durante la stesura, ne ho sviluppati 100, 200. Quindi sto parlando di piccole intuizioni messe qua e là. E quando ho finito il libro, ho dovuto finirlo per forza, perché mi si è aperto un mondo di mille. Ecco, ho cominciato con 10, sono arrivato a 100, ma si è aperto mille. Però sai com'è quando si scrive un libro, poi a un certo punto bisogna chiudere, perché sennò il libro dura tutta la vita. Mi ricordo un tempo quando avevo approcciato questo libro che si chiama La Sacra Bibbia, soprattutto nella parte che preferivo, che era quella che riguardava una figura meravigliosa, che è quella di cui stiamo parlando, che è Gesù. Ogni qualvolta rileggevo a distanza di tempo lo stesso passaggio, tac, mi si accendeva un'altra lampadina. E noi siamo qui per questo, Massimo, perché viviamo dei tempi molto particolari, diciamocela tutta. Non è un tempo, tra virgolette, molto normale, dove ci si rivede dopo 2 o 3 anni e si dice: come va? Ma sì, il solito. Qua, cioè, ti svegli la mattina dopo, ti affacci alla finestra e vedi tutta un'altra cosa, cambia il panorama, sembra di stare su un pianeta diverso. Allora, in che modo la parola, che la stessa parola dice di se stessa, sono eterna, mi propago nell'universo, lo reggo, lo mantengo in equilibrio, in perfetto funzionamento, in che modo questa parola può oggi essere attuale e aiutarci in un momento in cui davvero su chi possiamo contare, Massimo, se non su qualcosa che regola così bene il funzionamento dell'universo? Su cui non abbiamo il controllo diretto, ma possiamo almeno impararne i principi di funzionamento fondamentali. Sì, secondo me stiamo vivendo un periodo, come tu hai detto, molto intenso, che assomiglia tantissimo a livello analogico a quello che ha vissuto Gesù. Certo, ci vorrebbe molto tempo per dimostrare questa cosa. È un po' come se l'evoluzione umana funzionasse a spirale e a un certo punto la spirale crescendo passa nello stesso punto in senso verticale rispetto alla spirale precedente. Per cui, a mio parere, chi sa leggere nel passato, utilizzando il pensiero verticale, può leggere nel presente e volendo anche leggere nel futuro. E questo periodo corrisponde pienamente a tutto quello che ha vissuto Gesù 2000 anni fa. Ciò vuol dire che il Vangelo è il libro più attuale che ci sia per cercare di capire i tempi che stiamo vivendo, che sono molto, ma molto problematici. A mio parere sono ancora peggiori rispetto a quelli che Gesù ha vissuto. E quindi Gesù nel Vangelo descrive quei tempi, ma a mio parere descrive anche i nostri tempi, ma alla lettera, proprio una cosa incredibile, veramente non ci si crede come sia di attualità. E quello che è più importante, ci insegna come superare questo periodo. Cosa fare in questo periodo? Certo, questo richiede un po' una traduzione, perché è chiaro che chi non ha l'abitudine apre il Vangelo e sembra criptico, no? Sembra qualche cosa che non si capisce. In realtà è molto molto semplice, però bisogna entrare in un sistema di pensiero che io chiamo personalmente, si chiama la logica spirituale. Sto portando avanti un lavoro sulla logica spirituale, che è un altro modo di concepire il mondo.
la logica spirituale è una specie di insieme di concetti, di parole, di aggettivi, di tutto quanto noi abbiamo, qualsiasi conoscenza noi abbiamo, va vista e trasportata, sai come si dice, l'ottava alta, no? Esatto. Nel nostro lavoro si dice così. Mm-hmm. E quindi sto cercando di portare tutto questo all'ottava alta per cercare di aiutare le persone a vedere un po' cosa sta accadendo. Massimo, quando tu parli di pensiero verticale, ti riferisci proprio a questo andamento della storia, un po' a spirale che va verso l'alto, quindi vuol dire che ci stiamo in qualche modo sollevando dal punto di vista vibrazionale rispetto ai tempi di Gesù? Sì. Vedi, ci sono due modi per evolversi. Quello più semplice è quello di aspettare che il pianeta si evolva, cioè esiste un livello medio, diciamo così, planetario di apertura della coscienza. Questo livello medio cresce sempre, non si può arrestare, per cui anche se uno non fa niente, a un certo punto si troverà più consapevole. Mm-hmm. Detto questo, si auspica che le persone non stiano lì a aspettare che il mondo cambi, sai come dire, cambia il mondo, va bene, vai avanti tu che poi arrivo io. Quindi chi si impegna in questo lavoro deve cercare di capire come si muovono queste forze e dare una mano comunque al mondo a crescere. Quindi vedi già cosa ti sto dicendo, la maggior parte delle persone che non hanno mai fatto un lavoro su di sé e sono ancora inconsapevoli per certi aspetti, vengono trascinate da questa spirale che sale. Mm-hmm. E comunque crescono. Però coloro che sono più presenti ai tempi, coloro che sanno che c'è un lavoro da fare, questi aiutano a portare avanti la baracca, diciamo così. Per esempio Gesù dice nel Vangelo, visto che oggi l'argomento è questo, dice ci saranno tempi molto duri e se non fosse per gli eletti che abbreviano questi tempi, sarebbero guai. Quindi è estremamente interessante. Dimmi. Massimo, il fatto che siamo comunque in tanti a diversi livelli, perché c'è chi è più risvegliato, è più avanti nel suo cammino, chi un pochino indietro, ma non è questa la cosa importante. Cioè il fatto di porsi delle domande come stiamo facendo noi, quindi vuoi dire che contribuisce a far sì che la successione degli eventi sia più rapida? Perché in effetti stiamo assistendo a questo. Dal punto di vista storico, per esempio, prendi l'anno appena trascorso. Io ti dico, ai tempi in cui frequentavo la mia chiesetta, con i miei fratellini, le mie sorelline, e andavamo alla scuola biblica, ma quando mai sarebbe passato per la testa a uno solo di noi che avremmo vissuto di persona le cose che descrive Giovanni così bene nell'Apocalisse? Ma dai, cioè, ma pensavamo a 3 generazioni dopo, 4 generazioni dopo, noi non ci saremo più, sai, mai e poi mai. E invece nell'arco di 12 mesi c'è tutto, si è condensato proprio tutto quello che è descritto anche lì nell'Apocalisse. Sì, assolutamente, è stata una sorpresa per tutti. Ora, chi studia questo tipo di forze che si muovono, specialmente quelle delle forze oscure, che oramai io penso che tutti quanti si siano resi conto che ci sono delle forze comunque che agiscono per l'involuzione degli esseri umani e altre forze che agiscono per l'evoluzione. Io spero che perlomeno le persone si rendano perlomeno di questo, perché questa è proprio la base. Poi vedere come ci si può muovere, ma effettivamente che arrivasse così presto non ce lo aspettavamo, non so quante persone, anche se in un certo senso come studioso del Vangelo ero sempre pronto, no? Sai come cosa dice Gesù? Siate pronti perché non conoscete né il giorno né l'ora. Esatto. E quindi io sono felice che la vita mi ha concesso di vivere questo periodo così intenso, anche se sarà molto dura, comunque ti devo dire che la mia visione è... Poi mantengo sempre lo sguardo di Gesù, perché io mi rendo conto dell'estrema fortuna che abbiamo di avere veramente il Vangelo, perché io personalmente sarei perso senza il Vangelo, te lo dico proprio con cuore in mano, perché lì trovo delle indicazioni, come ti dicevo prima, su come la situazione si muove e su quello che bisogna fare, perché altrimenti per un essere umano così da solo o anche insieme
è difficile affrontare questo tempo, perché vedi, tu hai parlato di risveglio, ci sono tantissime centinaia di migliaia di persone, forse milioni di persone nel mondo che in effetti incominciano a capire qualche cosa. Però, a mio parere, il rendersi conto di un problema è solo un aspetto iniziale del risveglio, non si può parlare di risveglio. Cioè, risveglio è come agire e la forza con la quale le persone agiscono. Ti spiego, il fatto di Certo. rendersi conto che c'è un mondo che sta andando a catafascio e che è organizzato alla perfezione, io studio il mondo oscuro, passo delle ore a studiare il mondo oscuro, come si muove, perché quando vuoi vincere una battaglia o una guerra, è molto importante sapere come si muove il nemico. Ma dico queste cose, ma e sono in un certo senso anche un ammiratore di questo mondo, perché l'organizzazione che hanno messo in atto per cercare di ritardare il risveglio degli esseri umani è di una genialità assoluta, di una genialità assoluta. E tutto si ripete come ai tempi di Gesù. Se vuoi ti faccio qualche esempio, tanto per divertirci un po'. Per esempio, Gesù dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, Eccolo. che fuori siete tutti belli imbellettati e dentro siete come le ossa dei morti. Massimo, tu lo sai che questa è stata la frase che in queste ore mi ha accompagnato, cioè la consapevolezza di quanta ipocrisia c'è nel mondo. Senza parlare di sfiorare gli argomenti, tanto stiamo parlando delle maschere che le persone indossano e fanno credere di essere dalla parte del bene, poi però non si sa dietro esattamente cosa ci sia. E questo non è complottismo, è semplicemente ipocrisia, è una cosa che Gesù individuava e andava a colpire direttamente. Aveva la lingua, mica lo mandava a dire, cioè al tempio ne ha fatte di cotte e di crude. Certo, comprendo l'ammirazione che tu provi per come è abilmente congegnato tutto questo. D'altra parte, Massimo, c'è un'altra parte delle scritture che mi affascina e mi consola come l'orsetto di peluche che stringi tra le braccia nei momenti in cui torni bambino e vuoi trovare in quell'abbraccio consolazione, ed è che tutte le cose cooperano per il bene di coloro che amano Dio. Comunque lo si voglia intendere. Quindi per le persone che lo amano in buona fede, magari non sono completamente sveglie, comunque queste forze oscure sono strumentali all'arrivo di qualcosa d'altro. Massimo, dimmi che è così, ti prego. Sì, Dici che è così. questa cosa mi appariva vista su due livelli diversi. È evidente che la luce trionfa, adesso mi sembra di essere in un film. È evidente che tutto va a finire per il meglio, e cioè che la luce alla fine trionfa. Il problema è che comunque non si può aspettare che questo avvenga da solo. Cioè, dunque, il fatto importante è che le entità luminose agiscono in un modo. E le entità oscure agiscono in un altro modo, completamente diverso. E le regole che stanno alla base di questi comportamenti sono molto importanti da conoscere. Per esempio, le forze oscure possono agire su tutti i livelli della personalità e hanno come strumento fondamentale la menzogna, come ben sai. Il che sembrano principi religiosi o principi filosofici, ma non è per niente così, e cioè noi quotidianamente assistiamo al ripetersi di menzogne planetarie di cui non parliamo per evitare poi di entrare Esatto. però è tutto basato sulla menzogna. Invece il problema delle forze della luce è che non possono agire se noi non ci diamo una mossa. E questo è comunque un handicap. E cioè, se non c'è un risveglio planetario, non possono arrivare fino a un certo punto, ma oltre non possono agire. Qui sarebbe interessante, se noi avessimo 6 o 7 ore, potremmo vedere, per esempio, i miracoli che Gesù ha fatto. E da questo si nota come le persone che Gesù ha miracolato erano pronte per fare questo passo. Cioè, neanche Gesù può miracolare una persona se questa persona non è pronta. Ma certo, sono Le pienamente forze d'accordo. oscure,
Le forze oscure possono guarire chiunque e la guarigione è molto simile, solamente che una è finta e una è vera. Cioè, stiamo vivendo in un periodo molto affascinante in cui bisogna essere in grado di distinguere tra ciò che è reale e tra ciò che non lo è. Discernimento. A mio parere, discernimento, ma non è affatto facile, il mio pensiero è questo. Non è affatto facile, perché vedi, il problema è che bisogna osservare le cose all'esterno, quindi vedere come agisce l'ombra, come abbiamo detto prima, e questo si può fare, è un lavoro che si può fare, che è alla portata di tutti, ma la cosa che secondo me è veramente difficile e non è alla portata di tutti è stabilire cosa ognuno di noi ha dentro di sé che corrisponde esattamente a quella farlocchia, a quella menzogna esteriore. Già. Questo è il punto fondamentale. Mi spiego meglio? Gesù parla di ipocrisia, bene? Ed è abbastanza facile, diciamo così, per una persona che si informi, è abbastanza facile. Il problema invece molto difficile, a mio parere, è quello di vedere quell'ipocrisia all'interno di se stessi. Perché, come tu sai, è facile vedere le cose all'esterno, è facile puntare il dito contro qualcuno, e poi bisogna vedere se queste cose corrispondono. Per esempio, ho fatto un incontro che si chiama l'arroganza spirituale, dove parlo quindi di queste forze oscure che sono arroganti, e il problema dell'arroganza è un problema spirituale, non è un problema di personalità. Lì bisognerebbe vedere, dare una definizione di arroganza, però più o meno ci siamo, più o meno con la definizione normale ci siamo. Quindi individuare l'arroganza delle forze oscure che in questo momento cercano di frenare questo risveglio planetario è un conto, ma accorgersi di come quei fondamenti di arroganza sono dentro ognuno di noi e quindi diventare capaci di osservare all'interno di sé gli stessi meccanismi che ci sono all'esterno, e questo è un lavoraccio. Certo. E questo lavoro è indispensabile. Perché? Perché fino a quando noi abbiamo delle risonanze in un certo senso con l'opera oscura, noi siamo esseri umani manipolabili. E cioè le forze oscure, le forze dell'involuzione hanno facile presa su di noi, perché sanno come colpire. Naturalmente ci vorrebbe tempo per vedere come la cosa tecnicamente funziona, perché poi ci sono dei passi ben precisi. Però quello che io penso sia importante, importantissimo in questo periodo, è lavorare su di sé per evitare di essere manipolati. Il problema grosso è che non basta saperlo. Non basta dire, io da oggi non sono più manipolabile, perché ci sono dei meccanismi all'interno della stragrande maggioranza degli esseri umani che sono invisibili agli esseri umani stessi. Per cui ci sono delle cose che si vedono e ci sono delle cose che non si vedono. E quando uno da solo rischia molto spesso di entrare in un mondo sognante in cui le persone pensano di cambiare il mondo attraverso degli aspetti che non sono spirituali e che quindi sono molto spesso legati alla cultura o legati ad alcuni modi di fare o legati ad alcune identificazioni. Ti faccio un piccolo esempio. Noi siamo cresciuti in un paese, l'Italia, che è di cultura cristiana. Si può cambiare e diventare buddisti? Certo, ci mancherebbe. Il problema è che nella maggior parte dei casi, non in tutti, ma ho potuto osservare con chiarezza che molto spesso il cambiare religione o il cambiare pensiero o leggere qualche libro orientale molto spesso aggiunge delle identificazioni alle persone piuttosto che toglierle. Certo. Certo. E questi sono dei meccanismi che vanno visti. Ecco che cos'è la logica spirituale. La logica spirituale è un lavoraccio. È un lavoraccio in cui bisogna prendere tutte queste cose e aiutare le persone, almeno questo è il mio pensiero, aiutare le persone a guardarsi dentro e a vedere lì dove siamo manipolabili, perché se siamo manipolabili non ci lasceranno in pace e avremo tempi molto duri. Su questo io non ho dubbi. Per cui è un momento magico per chi vuole lavorare su di sé. È verissimo, quanta umiltà serve in questo periodo, quanta umiltà e semplicità e ascolto e starsene in silenzio e cercare il più possibile di non giudicare, né in bene né in male.
Perché, guarda Massimo, io personalmente sto facendo questo lavoro, lo sto facendo di persona e quante volte cado e quante volte mi rialzo, gattono, mi riprendo, mi riarrampico, sai, perché fa parte, diciamo, della mia indole, per grazia di Dio, ma posso immedesimarmi facilmente in persone irrequiete che cercano risposte e vorrebbero capire. È solo che, come dici tu giustamente, se il concetto si ferma qui e non scende, non c'è davvero risveglio, perché lo spirito non attiene alle cose mentali e basta. La mente è uno strumento che si può utilizzare, che ti serve per indagare sicuramente, ma non è la via maestra per arrivare alle nostre risposte. Il problema grosso, grosso, visto che mi hai chiamato a dirti cosa ne penso, ti voglio dire queste cose. Il problema grosso è che è assolutamente così, cioè che la vera saggezza, la vera conoscenza passa attraverso il cuore, non attraverso la mente. Però molto spesso sono parole che girano nel cervello, e cioè io conosco centinaia di persone che sono convinte di essere nel cuore, ma non lo sono. Ma non perché siano di cattiva volontà, hanno una bellissima volontà e una voglia di vedere le cose, ma la trappola planetaria è molto più forte di noi. E l'errore più grosso, sempre a mio parere, è quello di sottovalutare questo momento evolutivo e pensare che facendo riferimento al cuore si possa andare lontano. Secondo me no, anche se il principio è esattamente questo, però non è così, perché il cuore è il cuore batticuore, diciamo così, cioè il trottolino amoroso, tanto per indicare, è l'amore di cui parla Gesù, beh, c'è un abisso e secondo me va spiegato, altrimenti le persone rischiano di trovarsi in un mondo cardiaco ma sognante. Rendo bene l'idea? Hai capito cosa Sempre, voglio dire? sempre ipnotico alla fine, Massimo, cioè stiamo Sempre, parlando di ecco, questa. Ecco. questa è l'espressione perfetta. È sempre un mondo ipnotico. Però, secondo me, da soli non se ne esce. Lo so che dico qualcosa che è antipatico, però non se ne esce da soli. Non se ne esce perché bisogna imparare a discernere, come avevi detto tu prima, ogni pensiero, la qualità di ogni pensiero e la qualità di ogni emozione. E questo richiede una preparazione, cioè non è più tempo di giocherellare, è tempo di lavorare seriamente, profondamente. E secondo me se la caveranno solamente come risveglio coloro che mettono il lavoro su di sé al primo posto assoluto nella loro vita. Come dice Gesù, per esempio, visto che mi hai chiamato per parlare di Gesù, dice: chiunque di voi ami il padre o la madre più di me non è degno di me. Sai che sono frasi molto strane che quando le leggiamo sembrano delle cose assurde. Ma Certo. è così, bisogna mettere l'interesse per il mondo spirituale assolutamente al primo posto. Questo è il mio parere. Se non si fa questo, secondo me non ci sono possibilità. Per cui bisogna entrare nella seconda categoria, e cioè aspettare che il livello medio di evoluzione vada su per poter andare su insieme a questo livello. Però se si vuole lavorare e preparare un mondo nuovo, bisogna cambiare i propri termini di pensiero, bisogna veramente sorvegliare ogni cosa all'interno, vedere dove si trovano i nostri pensieri, a che livello si trovano. Perché vedi, possiamo parlare di cuore anche per 2 ore, cuore batticuore per 2 ore, ma non è che il parlarne dia la certezza che stiamo muovendo qualcosa a livello di cuore. Quindi bisogna essere molto umili, e questo secondo me è il punto fondamentale, e cioè se pensiamo cosa direbbe Gesù, direbbe: non abbiamo occhi per vedere e non abbiamo orecchie per sentire. Questa è la base, secondo me, in questo momento, del lavoro su di sé, e cioè che è quell'aspetto di umiltà che è fondamentale. E cioè bisogna capire che questa frase non è rivolta agli altri, altrimenti siamo già persi. E le persone molto spesso si paragonano
ai vicini di casa, agli altri, a coloro che non si interessano di niente, a coloro che non fanno niente per se stessi. E questo è un grosso errore, perché non è una questione di paragonarsi agli altri, ma è di guardare bene se stessi, e di questo è il punto iniziale. Senza questo punto, secondo me, non si va da nessuna parte. Cioè le persone si devono guardare dentro e stabilire questo come punto di partenza e dire: io voglio rivoluzionare me stesso, voglio partecipare al cambiamento di questo pianeta, voglio far parte a pieno titolo del nuovo mondo, e adesso non ho orecchie per intendere e non ho occhi per vedere, e da qui parto. Che spettacolo! Da questo punto incomincia tutto. Altrimenti si entra nel mondo del farlocco. Che cos'è il farlocco? Ah, sì, aspetta, allora, adesso leggo un sto un po' scherzando, adesso leggo un pensiero di Osho e allora poi lo copio e incollo e cerca di capire, con tutto il rispetto, sì, ci mancherebbe, certo, però certo. Cerca di capire un po' il mondo, no? Ah, adesso ho trovato un pensiero di Osho, lo copio e lo incollo, e così cosa? Massimo, ho una domanda da farti. Eccomi. Allora, abbiamo parlato di umiltà, di ascolto, di discernimento, che è così importante per discernere ciò che è vero da ciò che è farlocco. In tutto questo, come si collocano le scatole in cui Gesù è stato rinchiuso molte volte? E mi riferisco al pensiero religioso. E noi ci capiamo qui. Stiamo parlando proprio di religiosità, non riferita al fatto di aver scelto di voler bene a Gesù o di conoscere la sua storia o di leggere la sua parola. Non è questo, mi riferisco proprio al sistema religione che ti confeziona e ti dà da mangiare qualcosa di già masticato, predigerito e tutto. Quando io ho sentito nel cuore di invitarti al Soul Talk, mi dicevo, chissà se riesco, grazie a Massimo, e sono sicura di questo, a risvegliare in me e in coloro che ci ascoltano il desiderio di reinnamorarsi di questa figura che ha cambiato la storia, ha cambiato il tempo. Cioè, uno può avere tutte le religioni del mondo, ma è innegabile che la tua fede ti ha salvato, sia una parola che ancora aleggia nell'atmosfera in cui respiriamo. E ci ricolleghiamo a quello che dicevi tu, cioè che neppure le forze del bene possono fare alcunché se noi non collaboriamo, se non ci prendiamo questa responsabilità. La tua fede ti ha salvato. Come facciamo a ritrovare questa fede, a farci trovare pronti a lavorare in questo senso assieme alle forze del bene? Quindi al di là del cuore, al di là della testa, dello stomaco, della pancia, dei piedi, al di là di tutto, come si fa? Come possiamo dire alle persone: esci dalla scatola e innamorati di Gesù? Sì. Beh, questo è uno degli aspetti più importanti della mia, scusami la parola, la mia missione. Bisogna dirlo, per me è una missione. Poi questa parola può essere presa in un modo o in un altro, comunque per me lo è. E evidentemente io sono innamorato del Vangelo, e quando lo apro ho sempre una specie di sovrabbondanza cardiaca, molto spesso mi commuovo, e quindi cerco di trasmettere questo innamoramento. E questo è uno degli aspetti fondamentali. Per quanto riguarda le scatole, secondo me, attenzione a quello che dico, secondo me non vale assolutamente la pena di perdere un solo minuto con le scatole. Cioè, i risultati che Gesù ha portato sono di due tipi. Il risultato visibile sul piano della logica terrestre e i risultati invisibili sul piano della logica spirituale. Mi spiego meglio. Che Gesù fosse combattuto, e lo è tuttora, e che i suoi insegnamenti siano stravolti, era una cosa ampiamente prevista. Okay? Non ci si innamora del Vangelo vedendo ciò che non va.
ma cercando di mettere la propria attenzione sull'aspetto qualitativo. E quindi questo richiede un lavoro interiore per cambiare la propria idea del risultato. Cioè, il risultato terrestre di Gesù era fallimentare, fallimentare, e cioè era un uomo appeso a una croce, morente, a cui le persone sputavano addosso, le persone lo insultavano, lo picchiavano e lo deridevano. Questo è il risultato terrestre. E attenzione, perché in questo momento evolutivo il risultato sembra essere lo stesso. E cioè le forze oscure stanno lavorando così bene che sembra che la luce sia praticamente inesistente. Qual è il problema? Il problema è che il risultato di Gesù è un qualche cosa che si può percepire solamente prima se lo si capisce e poi se ci si connette con quel tipo di risultato. Che cos'è il risultato che Gesù ha portato? Tantissime cose, ma ce ne nomino una che è importante. Lui dice a un certo punto del Vangelo, lì dove io vado, voi non potete venire. Però, dato che io vado al Padre, quando sarò al Padre, manderò a voi lo Spirito Santo che vi aprirà una strada per venire dove sono io. Questo detto con le parole mie, però potrei prendere il Wow, Vangelo, è scusami. chiarissimo, è chiarissimo. È chiarissimo. Cioè, cosa vuol dire? Che il risultato è... Mi piacerebbe parlare a lungo, ma ci vogliono ore qua. Il risultato è stato di aprire un vortice che collega l'essere umano con il mondo spirituale, perché prima c'era un buco e c'è ancora adesso in parte, c'è un buco tra gli esseri umani normali e il mondo spirituale, c'è un buco. Questo buco è la causa di tutte le nostre sofferenze, di tutte le nostre frustrazioni. E questo buco non è un difetto, è semplicemente che dal punto di vista evolutivo... È il momento in cui noi possiamo riempire questo buco spirituale, però bisogna darci, bisogna richiamare dall'alto qualcosa che scende e muoversi verso questo alto. E può essere simboleggiato dalle fiammelle che durante l'episodio delle Pentecoste, se ti ricordi, le fiammelle sono scese sulla testa dei discepoli e sono entrati dentro di loro e da quel momento hanno cominciato a predicare. La storia è molto bella, sarebbe tutto da vedere perché è estremamente interessante. Qual è il problema? Il problema è che essendoci ancora un buco tra, diciamo così, tra il mondo normale e il mondo all'ottava superiore, ovvero il mondo del mentale razionale, quello nel quale noi sguazziamo, e il mondo del mentale superiore, che è un altro mondo completamente, completamente diverso, che ha dei principi diversi, che funziona in un modo diverso. È tutto un mondo da esplorare di una ricchezza, di una bellezza incredibile. C'è ancora questo buco, però Gesù lo ha colmato. Sì, è questa la Cosa grazia. succede? È questa la grazia, Massimo. La grazia è una parte di questo riempimento. Sì, è proprio così. La grazia, ah, se vuoi parliamo della grazia, Ma è una meraviglia, Massimo. E poi voglio guarda che chiederti anche della salvezza, cioè sono qua apposta. la prima intuizione che ho avuto è stata proprio la grazia. Perché ho pensato laddove ci fosse. Sai quella collina di cui ti parlavo da superare per arrivare poi a vedere il panorama? Quanta fatica richiede scalare quella scala. Immagina se venisse Gesù col suo paio d'ali grandissime a prenderti. Vieni tra le mie braccia, ti ci porto io dove tu non puoi arrivarci, per un sacco di motivi. Allora fatti salvare. Parliamo di questo, di grazia e poi la prossima volta di salvezza. Eccomi. La grazia è un contenitore. Sai che esistono le emozioni superiori e poi esiste il mondo del mentale superiore. Il mondo delle emozioni superiori, io sto facendo una specie di mappa di questo territorio, perché le emozioni superiori, come sai, sono il perdono, la compassione, la tenerezza, l'affetto, l'amicizia, la collaborazione e chi più ne ha, più ne mette. E queste sono delle specie di zone all'interno del corpo emozionale superiore che ognuno di noi possiede. Allo stesso modo,
il campo del mentale superiore incomincia a essere colorato, disegnato da alcuni aspetti. Però questo mentale superiore non è ancora definito nella maggior parte degli esseri umani, e cioè un qualche cosa su cui bisogna lavorare, non è scontato. Cioè, normalmente una persona vive praticamente tutta la sua vita all'interno del mentale inferiore. Questo bisogna vederlo bene e capirlo bene. Ciò vuol dire che una persona, per crescere in questo periodo, piuttosto che far riferimento a tutta una serie di pensieri che lo lasciano comunque sul piano orizzontale, può fare riferimento a degli aspetti emozionali. Per quello Gesù faceva sempre riferimento alla fede e diceva che la fede può salvare. Però bisogna capire bene che cos'è, cosa sono queste cose. All'interno di queste macchie di colore del piano mentale superiore, del piano emozionale superiore, ci sono dei contenitori. Cos'è un contenitore? È un qualche cosa che comprende in sé delle qualità che sono diverse. La grazia è un contenitore. Maria veniva definita piena di grazia, e la grazia è il più grande complimento che si possa fare a una donna. Quando una donna è piena di grazia, vuol dire che è realizzata completamente su tutti i piani. Questo comprende altri aspetti sottostanti, per esempio l'ingenuità, la dolcezza, l'adattabilità, l'accoglienza. Capisci? La grazia è un contenitore, ma dentro, cioè, se volessimo parlare di grazia, dovremmo prendere ognuno degli aspetti nel contenitore e definirli e capirli bene. Capirli bene. Nonostante ci sia questo problema di mancanza di comprensione a livello mentale superiore, si può comunque cercare di capire cosa succede, tenendo presente però che questa comprensione deve lasciare il posto a una comprensione cardiaca, che però che va vista bene, però, perché la differenza di ottava tra un'emozione superiore e il suo corrispettivo inferiore è molto... si assomigliano tantissimo, e cioè il piano oscuro fotocopia il mondo spirituale perfettamente. E non è facile riconoscere ciò che appartiene a un certo livello piuttosto di ciò che appartiene a un altro livello superiore. Quindi bisogna capire bene, ecco cos'è la logica spirituale. Ogni parola, ogni concetto, quando si parla di ingenuità, di fiducia nell'esistenza, di accoglienza, bisogna, a mio parere, chiarire ognuna di queste parole per vedere bene, affinché ogni persona possa guardarsi dentro e stabilire la sua qualità nell'accoglienza. Ti faccio un esempio. Fino a qua ci siamo, hai capito bene cosa voglio dire, sì. Non l'accoglienza. Per esempio, l'amicizia, che cos'è? Una cosa che conosciamo tutti. Il problema è che non sempre riflettiamo su cos'è effettivamente l'amicizia. E la maggior parte delle persone pensa che l'amicizia sia qualcosa che riceve. E cioè dice, ah, tu mi sei amico se ti comporti così. Invece hai parlato male di me, non sei più mio amico. E questa è la solita menata a livello orizzontale. Fino a che le persone hanno questo tipo di pensieri, non possono mai entrare nel contenitore della grazia. Non possono capire cosa succede. Allora all'inizio bisogna prendere l'amicizia, che è una cosa semplicissima, e fare questo ragionamento. Sono io che devo rendermi amico degli altri, non aspettare che gli altri siano amici miei. È una cosa semplice. Il problema qual è? Che anche se questa cosa viene ragionata, però viene sempre disattesa. E cioè, continuamente noi mettiamo gli altri alla prova, gli altri si devono comportare in un certo modo affinché noi diamo a loro il titolo di amico, ma non è affatto così. E questo è solo un esempio piccolo piccolo, perché l'amicizia è solo una piccolissima parte del contenitore della grazia. Quindi tutti questi concetti vanno approfonditi, e le persone devono avere il coraggio di guardare dentro di sé ogni cosa, la tenerezza, bisogna vederla. Bisogna vedere che cos'è, a cosa corrisponde. Se provo tenerezza per un cagnolino e provo disprezzo per il mio vicino di casa, bisogna vedere bene queste cose qua. Quando si entra in questo mondo e il cuore comincia veramente a sciogliersi, perché il cuore si scioglie a volte, allora si incomincia a intuire la bellezza, la magnificenza della grazia.
E il compito fondamentale di ogni donna, a mio parere, è quello di ritrovare questo stato di grazia, il che richiede una comprensione profonda, il che richiede di guardarsi dentro e di vedere tutto ciò che all'inizio, tutto ciò che è un ostacolo alla realizzazione di questa grazia. E molto spesso sono proprio i pensieri triti e ritriti che noi abbiamo che ci portano lontani, come per esempio il fatto di considerare tutto ciò che è stato fatto di oscuro nei confronti del Vangelo come qualcosa di importante da visionare, quando invece da prendere, se tu per esempio hai avuto delle esperienze così, le prendi e le cancelli, per esempio, scusami se mi permetto, però cerca di capire, non vale la pena di dedicare un solo minuto a questa cosa, perché è tutta una, scusami la parola, una menata a livello intellettuale per dire sì, però lui mi aveva detto, lui mi aveva fatto, è così, non è così. Non vale la pena di dare un solo minuto. Allora, che Gesù fosse contrastato e lo è ancora, questo lo sappiamo, non perdiamo tempo in questo, invece dedichiamo il nostro tempo all'innamoramento. Ma ogni volta che ci perdiamo in un discorso intellettuale, l'innamoramento va a farsi friggere. Certo. Allora, se avessimo più tempo, potremmo parlare della grazia, perché la grazia è qualcosa... Sai quando è che si capisce che cos'è la grazia? Adesso io non ho abbastanza tempo. Come dire... Come fare a sapere se uno ha capito il concetto di grazia? Quando si dice Ave Maria piena di grazia, quando c'è commozione, quando ci scende una lacrima, allora il concetto di grazia incomincia a essere palpabile. Altrimenti è una parola buttata lì. E questa ragazzina era lì in casa a fare le sue cose, arriva un angelo, e l'angelo gli dice: Maria, tu sei destinata a essere la madre di un profeta. E sai cosa risponde Jasmine? Ti ricordi cosa risponde? Risponde la cosa più bella del mondo. E cioè risponde: eccomi. E questo è l'atteggiamento con cui dobbiamo prendere i tempi confusi che ci sono adesso. Questo atteggiamento di innamoramento, questa ragazzina che apre gli occhi e dice, cosa devo fare? Cosa devo fare? Quello è lo stato pieno di grazia, questa accoglienza pura assoluta. E si comincia a comprendere quando ci si comincia a commuovere, e ci si commuove quando ci si comincia a innamorare. Ma l'innamoramento nei confronti del lavoro spirituale e nei confronti del Vangelo deve superare di gran lunga l'innamoramento per ogni tipo di rimbambito, di fidanzato. Certo. Si mette al primo posto, oppure quando arriva il fidanzato poi uno lascia perdere il lavoro su di sé perché dice andiamo al cinema, vai dove vuoi, non è problema. Attenzione, perché questi tempi richiedono una dedizione assoluta. L'innamoramento deve essere dato prima di tutto alla via spirituale. Poi si trova un compagno, come giusto che sia, e ci si muove e si fa quello che si può. Però quante energie sprecate ancora una volta nei rapporti di coppia, nei rapporti umani, nei rapporti di amicizia, cose che bisogna prendere adesso e metterle tutte da parte, buttare nel cesso. Bisogna smettere di parloccare con tutti i finti problemi e bisogna buttarsi nella comprensione di dove sta andando il mondo e dirsi che scopo posso avere io, cosa posso fare io per cambiare il mondo. Altro che farloccare sui problemi quotidiani Questo momento così è una fortuna. È una fortuna, Massimo, è una fortuna perché parlando a questo livello si trovano delle opportunità grandissime nel periodo storico che stiamo vivendo. Cioè è il periodo della solitudine questo. Quante persone sole nelle proprie case sognano un abbraccio fisico con un amico, con un'amica, con dei parenti? Parliamoci chiaro. Allora, se non sali di livello, rimani alla nostalgia, rimani allo struggimento, alla malinconia di non poter fare le cose che facevi prima. E quindi, a maggior ragione, questo è un periodo, a mio modo di vedere, di sentire sfidante, perché ti dice, ecco, guarda, hai l'opportunità perfetta per poter iniziare un lavoro su di te. La domanda che sorge spontanea è: chi avrà il coraggio di intraprendere questa via così stretta che conduce sì alla salvezza, ma di primo acchito sembra di prendere la strada... Ti voglio dire una cosa importante. Dai, ti prego.
Tu hai detto delle cose molto belle e a un certo punto hai detto, io penso che sia un periodo da prendere, interessante, affascinante. Ecco, allora d'ora in avanti, Jasmine, tu potrai dire, Gesù dice che, perché Gesù dice, quando verranno i tempi di grandi tribolazioni, rallegratevi e gioite. Cerca di capire cosa ti sto dicendo. Basta dire io penso che. Naturalmente non ti Sì, sto sgridando, vai ti sto tranquillo, io facendo sono tuo allievo, tranquillo. osservare questa cosa, perché queste piccole cose determinano un enorme cambiamento. D'ora in avanti, tu si vede che hai l'entusiasmo per il futuro. Attenzione, attenzione, d'ora in avanti. È uno scherzo, non dire più io penso che, ma Gesù mi ha insegnato così. Allora, vedi tu, oggi mi hai chiesto come si fa a innamorarsi di Gesù. Per innamorarsi bisogna cominciare a sentirlo profondamente dentro. Tu lo senti, ma non abbastanza. Ti devi proprio parlare con la sua voce. Hai capito? E Gesù dice, quando sarete perseguitati, e qui ci sarebbe un mondo da aprire sulla persecuzione. Perché saremo perseguitati. Rallegratevi e gioite. E quando tu dirai alle persone, ragazzi, state tranquilli perché le cose andranno per il meglio. Lo dico io, Jasmine, e lo dice Gesù. Lo dice Gesù. Ok? Hai capito? Grazie per aver aperto questa finestra sull'amore vero. E sulla possibilità concreta che abbiamo di tornare a innamorarci. Speriamo, dai, di aver dato questo avvio stasera, speriamo. Assolutamente. Massimo, grazie ancora. Bene. Ciao eroi. Ciao. E alla prossima. Al prossimo appuntamento. Ciao Massimo, grazie ancora. Allora.